sono la più grande di 6 fratelli e poi a 18 mesi sono andata a Torino che mi ha preso mia zia, la sorella di mio papà, come figlia. Sono stata con sta zia fino al 42. Poi siamo venuti giù perché la sua Torino bombardavano, c'erano sempre i bombardamenti, non era più sicuro. In città sì, mi ricordo che quando suonava la sirena la mia zia mi prendeva, mi arrotolava in una coperta e poi dovevamo attraversare un cortile, un lunghissimo cortile, poi andavamo nel sotterraneo di un altro palazzo di fronte. Quando i bombardamenti erano finiti, che veniva il cessato l'arme, si ritornava a casa. Però in una notte c'era caso che si andava anche più di una volta nel rifugio, anche 2 o 3 volte. E loro, quando hanno visto che la situazione si era aggravata così, hanno deciso di venire via dalla città. E allora la mia zia mi ha portato a casa dai miei genitori. I miei genitori avevano fatto un rifugio laggiù sotto casa, diciamo un paraschegge, perché era ferro di cavallo e poi ci avevano messo su tutti i rami sopra, poi ci avevano messo la paglia e poi ci avevano messo la terra. Diciamo che c'era 1,5 metri di roba, sì, era solo un paraschegge. E quando sono cominciate ad arrivare le prime granate ci siamo infilati in sto rifugio. Però non era sicuro. E allora mio papà dice: andate su nel rifugio di Palazzine lassù. Siamo andati su, la mia mamma, io e i miei fratelli, che avevamo 4 figli. Io avevo 9 anni, mio fratello ne aveva 8, poi ce n'era una di 6 e sto bambino di 1 anno e mezzo. E ci ha messo lì sulla bocca del rifugio. La notte è arrivata una granata, ci ha tirato tutta la terra addosso. Io mi sono messa a piangere, una paura che mai. Ho detto alla mia mamma: mamma, torniamo giù a casa, torniamo giù nel nostro rifugio, perché qui moriamo tutti. È stato tutta la notte un disastro, si sentivano gli urli, si sentivano gli spari. E allora mio babbo ha detto: qui non siamo più sicuri, se domattina siamo ancora vivi, la notte abbiamo pregato tutta la notte, pianto, urlato. E la mattina sul far del giorno lui ha preso un bastone, poveretto, ci ha messo un pezzo di straccio bianco e poi siamo usciti a filo indiano, uno dietro l'altro. Ha detto: mi raccomando, non giratevi indietro, bambini. Eravamo 12 bambini, eravamo in 17 e 5 grandi. E siamo andati là alla Madonna del Monte, che la mia mamma aveva dei parenti. Dove passavano i tedeschi, prima di andare via, bruciavano tutto, bruciavano casa, pagliai. Abbiamo sempre camminato senza mai girarsi indietro. Ci siamo girati indietro quando eravamo là da Montanari, là sul monte, abbiamo visto che Croce era tutta in fiamme. Siamo venuti a casa dalla Madonna del Monte il 21 di settembre, dall'8 di settembre. Eravamo 40 persone lì, perché c'erano anche altre famiglie sfollate. E la notte dormivamo nella stalla e il giorno quelli che i più grandi, i più bravi, aiutavano sta famiglia a fare i lavori nei campi. Dopo la mia zia era sfollata laggiù a San Giovanni. Un giorno è venuta su alla Madonna del Monte e a me mi ha portato via con lei a San Giovanni. Dopo laggiù si stava bene perché lì c'era la cucina inglese, allora lì ci davano da mangiare, gli inglesi ci davano la cioccolata, avevano le scatolette, ci davano di tutto. Poi a noi bambini ci trattavano proprio bene. E dopo siamo venuti a casa tutti assieme, La sera pioveva, non avevamo niente, no da mangiare, no, non avevamo luce, niente. Io non mi ricordo se ci siamo andati a letto senza mangiare, non mi ricordo. No, non saprei dire una cosa più brutta della guerra. Non la saprei, in questo momento non la saprei descrivere una cosa più brutta. Io non auguro neanche al peggior assassino di provare quello che abbiamo provato noi.
per la guerra, perché uno che non c'è dentro non arriva, non si arriva a capire quello che si passa, le paure, tutto quello che si deve sopportare. Io, dopo che è passata la guerra, per non so quanto tempo, quando sentivo un aeroplano passare, io mi andavo a nascondere sotto il letto.